giorni di giubileo dedicato alla Vergine Maria che il Concilio Vaticano II, 50 anni fa, ha voluto eleggere come madre della Chiesa, icona del vero discepolo di Cristo. Nella veglia di sabato in piazza San Pietro, musica, preghiere, letture bibliche, danze sacre si sono alternate a storie e testimonianze forti, come quella dell'arcivescovo maronita di Aleppo, Monsignor Joseph Toby, che invoca la Madonna ogni volta che cade una bomba affinché protegga i più piccoli. Suggestiva la processione delle 94 delegazioni mariane con statue e icone provenienti da 51 santuari in rappresentanza di almeno 40 nazioni, da Nostra Signora di Luján alla Madonna di Aparecida, dalla Saletta a Częstochowa, dalla Guadalupana alla Virgen del Pilar e ancora da Coromoto fino a Nostra Signora di Arissa, e poi Fatima, Lourdes, Loreto e Pompei e altri 20 santuari italiani. Simbolo di fede e speranza anche l'icona della Madonna di Amatrice. A chiudere questo mosaico colorato di tradizioni e devozione l'arrivo sul sagrato della Salus Populi Romani, immagine cara a Papa Francesco che davanti a lei ha recitato i 5 misteri gloriosi del Rosario, pregando anche per la Siria e per Haiti, paese devastato di nuovo dal passaggio dell'uragano Matthew. La preghiera del Rosario è, per molti aspetti, la sintesi della storia della misericordia di Dio che si trasforma in storia di salvezza per quanti si lasciano plasmare dalla grazia. I misteri che passano dinanzi a noi sono gesti concreti nei quali si sviluppa l'agire di Dio nei nostri confronti. In quello che è il mese dedicato al Rosario, il Papa ha sottolineato la forza di questa antica preghiera, grazie alla quale la Madre della Misericordia ci indica il cammino. Non una preghiera per allontanarci dalle preoccupazioni quotidiane, al contrario un aiuto per saper cogliere la presenza di Cristo nella nostra vita, come Maria dopo l'annuncio dell'angelo, e poi seguirlo mettendosi al servizio dei fratelli con azioni concrete, capaci di cambiare il mondo. Siamo discepoli, ma anche missionari e portatori di Cristo, là dove Lui ci chiede di essere presente. Pertanto non possiamo rinchiudere il dono della Sua presenza dentro di noi. Al contrario, siamo chiamati a partecipare a tutti il Suo amore, la Sua tenerezza, la Sua bontà, la Sua misericordia e la gioia della condivisione che non si ferma dinanzi a nulla, perché porta un annuncio di liberazione e di salvezza. Maria ci permette di comprendere che cosa significa essere discepoli di Cristo. Lei, da sempre prescelta per essere la madre, ha imparato a farsi discepola. Grande partecipazione e gioia anche alla messa conclusiva del Giubileo Mariano, sempre in piazza San Pietro, dove il Papa ha definito la Madonna modello perfetto a cui guardare, sottolineando un'altra sua dote alla quale ogni cristiano deve aspirare, l'umiltà. Per accettare la volontà di Dio, per ringraziarlo dopo aver ricevuto grazie e guarigioni, perché solo colui che sa ringraziare sperimenta la pienezza della gioia. Saper ringraziare, saper lodare quanto il Signore fa per noi, quanto è importante. Chiediamo alla Madonna di aiutarci a comprendere che tutto è dono di Dio e a saper ringraziare. Allora, vi assicuro, la nostra gioia sarà piena. Da quella semplice ragazza di Nazareth che non viveva nei palazzi del potere e della ricchezza e che anzi è stata straniera in Egitto sperimentando la lontananza dalla sua terra, Francesco ha preso di nuovo spunto per ricordare infine il valore, il dono della diversità. Quanti stranieri, anche persone di altre religioni, ci danno esempio di valori che noi talvolta dimentichiamo o trasacciamo. Chi vive accanto a noi, forse disprezzato e emarginato perché è straniero, può insegnarci invece come camminare sulla via che il Signore vuole.